Bentrovati gentili telespettatori, il telegiornale del Veneto orientale. In apertura oggi andiamo a San Donato di Piave per parlare di una brutta esperienza per un esercente di un locale. Il fuoco infatti ha distrutto il gazebo del bar che è aperto da poco. Si tratta di un incendio doloso. Sentiamo che cosa è accaduto proprio nel servizio di apertura del telegiornale. Incendio al Pepe Nero di via 13 Martiri. I carabinieri della compagnia di San Donà stanno indagando su un incendio avvolto nel mistero che ha rischiato di danneggiare seriamente il locale riaperto dalla scorsa settimana dagli stessi gestori del Pepe Rosa di Isiata. A fuoco il gazebo in legno all'esterno. Solo grazie all'allarme lanciato da colleghi di un altro locale che si trova a due passi è stato evitato il peggio. Sul fatto che si sia trattato di un incendio doloso non ci sono dubbi. Trovata anche una parte di tanica, probabilmente di benzina utilizzata per appiccare le fiamme. Ci sono poi segni evidenti della scia creata per far scattare la scintilla a debita distanza. Penso si sia trattato di una bravata, di un dispetto. Siamo aperti da meno di una settimana. Non penso che abbiamo fatto a tempo a rompere le scatole a qualcuno, ha commentato con una battuta, anche per cercare di stemperare la tensione, il gestore. Il Pepe Nero è un bar che si trova di fronte all'oratorio Don Bosco, rimasto a lungo chiuso, riavviato da pochi giorni. Il tutto è avvenuto poco dopo le 2 di ieri e a quell'ora che i gestori di un altro locale hanno visto, riflesse su una vetrata, le fiamme che giungevano dal nuovo locale. Visto quello che stava accadendo, senza perdere un istante hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Donà, che hanno spento le fiamme, evitando quindi il peggio. Danneggiata una parte della struttura e delle sedie, anche se proprio grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco le fiamme non si sono propagate, rendendo meno pesanti i danni. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Amareggiati i gestori per questa accoglienza a pochi giorni dall'avvio dell'attività. I militari dell'arma indagano comunque sul dolo. C'è stato un incidente stradale invece questa mattina in autostrada. Il traffico è finito nel caos sulla A4 Venezia-Trieste, nel quale sono stati coinvolti due veicoli, un furgone 35 quintali e un'autovettura tra gli svincoli di Sastino di Livenza e di Porto Gruaro in direzione del capoluogo giuliano. Lo schianto con un'auto che è finita sotto il carrello del furgone, che appunto che aveva anche questo carrello, al chilometro 446. Nel botto sono rimaste ferite 6 persone, 4 adulti e 2 bambini che sono stati trasferiti al pronto soccorso di Porto Gruaro. Per loro fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi. Sul posto è stato fatto atterrare però anche l'elicottero del 118 in via precauzionale, e come spesso accade poi si è dovuto anche bloccare l'autostrada proprio per far atterrare il velivolo, che poi ha ripreso il volo verso Treviso, è rientrato quindi vuoto. Alle 9 il serpentone di auto aveva raggiunto i 5 km di coda, dopo un'ora addirittura erano arrivati a 8. Nel corso della mattinata poi la situazione è decisamente migliorata, appunto con la rimozione dei mezzi. Ci sono stati rallentamenti anche nel senso opposto a causa dei curiosi. E ora parliamo invece di fuochi abusivi. Succede a Piavon di Oderzo e attraverso Facebook scatta il tantam e anche la preoccupazione dei residenti. Sentite. Vogliono elaborare una mappa dei fuochi abusivi partendo dagli odori molesti che si ritrovano in casa. Accade a Piavon, nella zona fra via Ronche di Sopra e via delle Anime, dove da alcune settimane a questa parte, la sera, specie nel fine settimana, l'aria si fa pesante, tanto da costringere le persone a tenere chiuse le finestre. Il che, visto tra l'altro la stagione estiva, costituisce un autentico disagio, che si somma all'aria che si ha di plastica, con odori irrespirabili e preoccupazioni per le famiglie con bambini. Tutte le sere, ha raccontato una mamma che abita nella zona, ma in special modo il sabato e la domenica, verso le 21, accade che nella zona di via Ronche, di sopra e via delle Anime, qualcuno si permette di incendiare chissà che cosa, penso plastica. Sicché siamo costretti a barricarci in casa con le finestre chiuse per non intossicarci dall'odore acre che prende la gola. La segnalazione è stata postata su Facebook con un intento preciso: raccogliere il disagio di altri piavonesi in modo da tracciare una mappa di dove si manifesta il fenomeno. Siccome non si capisce da dove provengano questi odori, continua la donna, attendo altre indicazioni di questo genere per fornire una mappa delle autorità preposte. Il tantam che si è innescato non ha tardato a fornire altre segnalazioni. C'è chi dice che dopo essere andato a fare un giretto in bicicletta con la famiglia ha visto del fumo provenire da un campo di via Moda, ma segnalazioni arrivano pure dalle zone più centrali. Mi sono ritrovato con la camera affumicata, racconta un altro piavonese che abita nei pressi della pizzeria. Avevo lasciato le finestre aperte perché si arieggiasse un po'. Comunque succede spesso anche di dover rifare la lavatrice perché qualcuno dà fuoco a sterpaglie, verdi, plastiche e qualcos'altro anche in pieno giorno.
e dire che questa è una zona di campagna dove la qualità dell'aria dovrebbe essere buona. Risolto in centro città il problema degli odori molesti che giungevano dalla zona industriale, sono parecchi mesi che non arrivano segnalazioni in proposito e la puzza da pipì di gatto pare essere ormai un lontano ricordo. Ora gli odori molesti, anche se di altro genere, compaiono a Piavon eppure a Colfrancui. Ora andiamo a Caorle, Aldo Cortarelli ha sentito il sindaco di Caorle, Luciano Strioli, che parla di un comune, di come ha trovato insomma i rapporti anche con gli altri sindaci, di che cosa è cambiato dalla prima giunta Strioli appunto alla questa ultima del sindaco di Caorle. Luciano Strioli, sindaco di Caorle, come ha trovato nel rientro i sindaci che aveva lasciato un anno fa, il rapporto con loro e cosa ha trovato di nuovo? Ma a seguito del recente rinnovo delle elezioni amministrative di giugno, alcuni sindaci che avevo lasciato nel mio primo mandato non li ho più trovati perché c'è stato un ricambio. Però devo dire che con i colleghi sindaci nuovi ho già instaurato un ottimo rapporto, sono tutte persone insomma, che si sono proposte come amministratori pubblici, che hanno la buona volontà di amministrare la cosa pubblica nell'interesse del territorio e della comunità. Ovviamente la stessa essenza permane con quei colleghi sindaci con i quali già avevo instaurato un ottimo rapporto sul territorio nel mio primo mandato. È evidente che solo nel momento in cui noi sindaci ci spogliamo della casacca, della nostra appartenenza politica, della nostra idea politica e facciamo squadra d'insieme, allora siamo in grado di portare a casa risultati per il territorio, perché parliamo di cultura, non c'è la cultura di Caorle, la cultura di San Michele a Tagliamento, la cultura di Porto Gruaro, per citare alcuni. Stiamo parlando di cultura di una vasta area, la stessa impostazione va data anche sotto il profilo turistico. Quando parliamo di turismo balneare, dobbiamo ragionare come sindaci della costa, un'avventura che è partita 3-4 anni fa e che ha già dato ottimi risultati. Quindi è il lavoro di insieme che veramente dà le condizioni per poter portare risultati e quindi poi servizi agli ospiti e ai nostri cittadini. Per cui un rapporto buono e sicuramente lei come Caorle non farà mancare la sua presenza alle tutte le manifestazioni e tutti i progetti che assieme ai sindaci poi deciderete di fare nel Veneto orientale. Ma sì, assolutamente, io sono comunque uomo di squadra a prescindere da chi sono i componenti della squadra, proprio per il motivo che dicevo prima, o si fa sinergia. Seppur nella diversità delle idee, delle vedute, si può fare sempre sintesi, si può fare, altrimenti se non si fa sinergia non si va da nessuna parte, siamo solo delle piccole entità autonome che non fanno mai squadra. E torniamo a parlare dell'incendio che a Motta di Livenza ha coinvolto il centro risorse e si attende ora l'esito infatti delle analisi che il personale dell'ARPAV, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, ha raccolto nella notte tra sabato e domenica nel pomeriggio di lunedì. L'incendio, di natura accidentale, hanno spiegato dalla stessa azienda, era scoppiato alle 23 ed era stato spento alle 23.30 e non avrebbe avuto conseguenze sull'ambiente, dicono, ma per fugare ogni dubbio, fanno sapere dallo stesso centro risorse, attendiamo anche noi, dicono, i dati. E ora parliamo di trasporti. Trasporti nel Veneto orientale, l'azienda Atvo è un'azienda sana, in attivo, pronti anche l'acquisto di nuovi bus. Sentite. Utile da oltre 650.000 euro, ora nuovi bus, la politica di investimento e di crescita dei servizi dell'azienda di trasporti che ha appena rinnovato la fiducia al presidente Fabio Turchetto continua a dare i suoi frutti. L'assemblea dei soci ha approvato il bilancio consuntivo che ha segnato un importante risultato positivo con un utile di 650.000 euro. È la dimostrazione più evidente che quando si investe in servizi, quando si ottimizza la nostra presenza considerando l'importanza di uno dei comparti economici più rilevanti del nostro territorio, i risultati non possono che essere positivi, ha detto il presidente di Atvo Turchetto. Per quanto riguarda il turismo, vanno ricordate le principali strategie di investimento. La realizzazione dell'applicazione, unica nel suo genere, realizzata con una università statunitense capace di organizzare un viaggio in ogni suo aspetto, app.atvo.it, considerata unica. Poi l'attivazione del wifi free nei bus che collegano gli aeroporti di Venezia e Treviso con le località balneari veneziane. L'importante accordo con Palazzo Grassi, l'intervento strutturale al terminal di Punta Sabbioni, l'avvio della gestione del parcheggio di Piazza Brescia a Jesolo, senza dimenticare quanto Atvo aveva già avviato e che è stato ulteriormente rafforzato, come l'accordo con alcune compagnie aeree che permette di vendere i biglietti del bus direttamente in aereo, oppure l'accordo con le ferrovie austriache OBB, la realizzazione di Quickly, il ticket unico che permette di raggiungere Venezia da ogni località balneare,
Parallelamente sono stati realizzati degli investimenti con i nostri utenti istanziali, ovvero gli abbonati, continua il direttore Stefano Cerchier. Ricordo ad esempio l'avvio dell'abbonamento online, oppure i concorsi per le scuole, che ci hanno permesso da una parte di fare educazione con i ragazzi, evidenziando l'importanza dell'uso del mezzo pubblico, dall'altra coinvolgerli nel miglioramento del servizio. Ora questo utile ci permetterà nuovi investimenti, in particolare sarà destinato all'acquisto di altri mezzi. Nel 2014 erano stati presi 10 nuovi bus. La stagione teatrale di Portogruaro affidata ad Arte Ven. L'amministrazione comunale ha chiesto infatti all'associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura della comunità venete di occuparsi della stagione teatrale 2016-2017 che dall'apertura del teatro portoguarese nel 2009 era sempre stata curata dalla Fondazione Musicale Santa Cecilia. Anziché affidarci alla Fondazione Santa Cecilia, la quale a sua volta si appoggiava su Arte Ven, ha spiegato l'assessore alla cultura Chetti Fogliani, abbiamo deciso di firmare il contratto per la fornitura degli spettacoli direttamente con l'associazione regionale. Gli spettacoli sono stati scelti dal Comune in accordo con la stessa Arte Ven e posso garantire, dice ancora l'assessore Fogliani, che lo standard qualitativo è analogo a quello degli anni scorsi. La decisione quindi del Comune di Portogruaro di affidarsi al circuito regionale, che con ogni probabilità non potrà però occuparsi anche dei progetti didattici, è legata soprattutto all'imminente scadenza della convenzione per la gestione dell'immobile del Teatro Russolo. La convenzione scade infatti questo prossimo 10 agosto, il bando di gara per la gestione del teatro, ha spiegato ancora l'assessore Fogliani, è pronto e uscirà a brevissimo, avrà durata di un anno e per questo ci consentirà di fare delle valutazioni più precise sull'impegno di spesa e in più in generale sul futuro del Teatro Russolo. E ora andiamo di nuovo a San Donà di Piave, stanno per arrivare 40 altri profughi proprio per accoglierli nella cittadina del Piave. Altri 40 profughi in arrivo a San Donà, la prossima settimana è previsto l'arrivo di nuovi rifugiati in base al progetto SPRAR, ossia Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Il nuovo programma è frutto della collaborazione tra le cooperative Villaggio Globale di Mirano, Coges di Mestre e il Comune. I profughi ora ospitati a San Donà sono una ventina, con l'arrivo dei nuovi saliranno a 60. Il progetto SPRAR si diversifica dall'accoglienza attuale in quanto punta ad una maggiore autonomia degli stessi profughi con l'avviamento a percorsi e tirocini che favoriscano il raggiungimento di una condizione di autosufficienza. E in base alla stessa progettualità, altri profughi potrebbero essere destinati in altri comuni del San Donatese. Nel frattempo, quattro rifugiati di origine ghanese hanno fatto pulizia in Piazza Indipendenza. Dopo gli sfalci dell'erba al Parco Benjamin e altre zone della città, un gruppo di migranti ha pulito anche alcune macchie ed estirpato erbacce tra le piastrelle della piazza. I richiedenti asilo di recente hanno frequentato un corso per la sicurezza sul lavoro e possono operare come volontari. Ho allertato i profughi, si sono resi disponibili in vista della festa della Proloco di sabato, ha spiegato il vice sindaco Luigi Trevisiol, che ha preso un caffè con loro. Se ogni comune, in base ai propri abitanti, si facesse carico di accoglierne un certo numero, non si creerebbe alcun disagio alla cittadinanza. Oltre a questo, serve un'azione di integrazione, come stiamo compiendo a San Donà. I migranti sono stati distribuiti nel territorio senza creare alcuna difficoltà. La soluzione dell'accoglienza diffusa favorisce l'integrazione al posto della concentrazione in un'unica struttura, confermano la cooperativa Villaggio Globale. Piccoli gruppi alloggiati in vari appartamenti sono più facili da gestire, consentono relazioni migliori nei rapporti di vicinato con gli abitanti, oltre a rappresentare una migliore qualità di vita per le stesse persone che vengono accolte. A Eraclea invece si accende il dibattito sui consigli di quartiere, inaccettabile la revoca dei consigli di quartiere, lo ribadisce Arianna Spessotto, deputato del Movimento 5 Stelle, che contesta la decisione proprio assunta dalla nuova amministrazione comunale di Mirko Mestre. I consigli di quartiere, organi di rappresentanza diretta e di ascolto del territorio, sostiene la deputata Spessotto, se usati bene costituiscono un ottimo strumento di partecipazione nelle mani dei cittadini, che possono così sentire più vicina anche l'amministrazione comunale. Forse la nuova amministrazione di Mirko Mestre e del sindaco Ombra Graziano Teso teme il confronto con le istanze dei cittadini e per questo cerca di bloccare con questi provvedimenti qualsiasi strumento di dialogo costruttivo. Sono infatti convinta, ha concluso la Spessotto, che l'amministrazione comunale abbia il dovere di mettere in pratica tutte le iniziative necessarie per ristabilire un clima di fiducia tra le istituzioni e i cittadini e i consigli di quartiere possono svolgere in questo senso un ruolo importante. E ora ci tocca a maggiore, il sindaco Falcomer ribadisce quanto sia necessario intervenire al più presto lungo la statale 251 che evidentemente è davvero impraticabile.
sindaco di Cinto Cavomaggiore, Gianluca Falcomer. Bene, dopo 2 anni che sta amministrando questo comune, voi state cercando di mettere a posto le strade e fare altri lavori. Può illustrare un po' i cittadini suoi? Anche oltre che a tutti quelli che hanno occasione di passare per Cinto. Beh, proprio in queste ore abbiamo chiuso alcune tratte, asfaltatura delle strade dissestate bianche del paese. Abbiamo investito 200.000 euro nel 2015, fatta la gara d'appalto, e adesso stiamo eseguendo gli interventi, stiamo mettendo in sicurezza l'illuminazione pubblica. Purtroppo le strade, quelle che sono dissestate, e mi riferisco, l'ho detto più occasioni, alla stampa, ai media, la 251. Bene, la 251 è la provinciale, per capirsi, ora metropolitana, prima statale, chiamatela come volete, sta di fatto che chi deve metterla a posto ha grosse difficoltà. Allora, io non voglio entrare nel merito delle decisioni della città metropolitana, nel senso di dire bravi, cattivi, io mi rendo conto che mancano soldi, come mancano i comuni, mancano le città metropolitane, le province, e devono abolirle, sono ancora lì. Bene, devono mettere a posto queste strade, non hanno i soldi per farlo. Ora, sembra, mi hanno garantito che con la prima settimana di agosto termina la gara d'appalto per la sistemazione della 251. Finalmente, mi verrebbe da dire. È da ottobre 2014 che batto i pugni in provincia perché si arrivi alla sistemazione di quella strada. È pericolosa. Basta passare il confine, Villotta di Chions, per capirsi, dove la strada è una regionale, la SR251, per vedere che lo stato di quella strada è garantito in maniera efficiente dal Friuli Venezia Giulia. La nostra invece è ai confini dell'impero. Andiamo da Vinicio Scortegagna invece, perché con scatti dal territorio fotoreporter ci propone infatti una nuova foto, un nuovo scatto. Sentiamo. Allora, con Vinicio Scortegagna si ferma qui il nostro telegiornale del Veneto Orientale. Grazie per averci scelti, vi auguro ancora un buon proseguimento con i programmi della nostra rete. Ci ritroviamo come sempre nella prossima edizione. Buon proseguimento con i nostri programmi.